Eccoci. Eccoci qua, signori, siamo pronti per questa meravigliosa giornata. Da qua è una bella macchia rosa, veramente, pink per chi parla l'inglese. A nome di tutta l'amministrazione vi saluto e ringrazio tutti quanti i partecipanti. Siete tanti, adesso ne arriveranno ancora, penso. Una piccola spiegazione per quanto riguarda la giornata, anche se non c'è bisogno, penso, per tanti di voi, perché ne fate delle altre. Ci sarà tra poco la partenza per la nostra passeggiata, sono 5 chilometri, scaldate la gamba, mi raccomando, mettetevi pure anche qua alla mia sinistra, che c'è il sole, così vi scaldate prima. Poi all'arrivo vi aspetta un succulento rinfresco, organizzato sempre dall'amministrazione in collaborazione con i commercianti e la Proloco. Prima di iniziare, fanno le foto già, prima di iniziare è doveroso fare dei ringraziamenti, e siccome sono tante le persone che hanno aiutato per questa manifestazione, iniziamo subito prima di dimenticarvi. Innanzitutto il comune per le attrezzature e questa piazza che ce l'ha messa a puntino. L'associazione ESA, alla quale fate un forte applauso, che è qua alla mia sinistra, che poi avrete modo di conoscere. La Proloco là in fondo, che si stanno prodigando per il vostro rinfresco. L'associazione commercianti ed attività produttive qua alla mia destra, che vedete lì sotto il gazebo. Vi ricordo che ci sono dei gadget per i bambini, quindi avvicinatevi. C'è una comunicazione di servizio? Mi hanno già richiamato. Andiamo avanti con i ringraziamenti. Le serate rosa. La via profumeria Ornella, Piera Abbigliamento, l'oratorio San Luigi Gonzaga di Gottolengo, le contrade di Gottolengo per gli allestimenti che vedrete in giro per la strada, l'associazione genitori felici e piccoli passi, i bambini che apriranno il corteo, la tipolitografia Causetti, Albers Pubblicità, Christine Benedetti addetta alla fotografia, Stefano Pizzini. La manifestazione, un forte applauso, ragazzi, dai, dai, un po' di entusiasmo. Oh, ragazzi, è la vostra giornata qua, dai. Anzi, io vorrei fare un appello, Linda, ti rubo solo un attimo. Vorrei fare un appello. Chiamo vari paesi, alzate la mano e fate un grido. Chi è di Gottolengo? Chi è di Isolella? Però il grido c'è. Pavone? Eccoli là, gridate, gridate. Gambara? Ehi, gambarese. Poi chi c'è? Lino? Pralboino? Milano? Sì. Palermo? Bergamo, va bene. Ok, ci siete, grazie di essere qua. Passo la parola alla nostra Linda Biglietti. Buongiorno a tutti, grazie a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale per essere qui oggi così numerosi. Gottolengo in Rosa è la sua prima edizione e il risultato di questa piazza gremita di gente ripaga l'impegno e lo sforzo profuso in questi mesi da parte di tante persone e realtà del territorio. Mi associo ai ringraziamenti fatti poco fa da Alberto a tutti coloro che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di Gottolengo in Rosa. Oggi siete in tanti e tra di voi ci sono anche i collaboratori e i dipendenti del comune. Grazie per essere qui oggi. Ci siete quasi tutti. Qualcuno oggi non è tra di voi, ma la sua presenza è sempre viva nei nostri cuori. Sono certa che questa giornata riporterà alla mente ricordi ed emozioni forti.
Abbiamo voluto dare un senso a questa giornata attraverso alcuni elementi a mio avviso importanti e significativi. Come prima cosa la piazza. Essa è stata scelta come punto di partenza e di arrivo della camminata, proprio perché la piazza rimanda ad un senso di condivisione, di incontro al dialogo, alla partecipazione. La piazza è un luogo dove non ci si sente soli ed è questo un messaggio importante che mi sento di rivolgere a tutte le donne che quotidianamente combattono la loro battaglia contro il tumore. Ma voglio rivolgermi anche alle famiglie di queste donne. Non dovete sentirvi sole ad affrontare il difficile percorso della malattia. La frase che trovate sul lavoro realizzato dagli amici dell'arte e che recita «Camminiamo insieme per andare lontano» racchiude l'essenza e il significato che vogliamo dare a questa giornata. Vi invito nel corso della camminata a prestare attenzione ad alcuni oggetti che troverete posizionati lungo il percorso. Questi rappresentano in modo metaforico il cammino di una persona che scopre il tumore, gli ostacoli e i momenti di smarrimento, ma anche la determinazione e la speranza per affrontare la malattia. Il secondo elemento di questa giornata è la beneficenza. Voglio ricordare e sottolineare che il ricavato della Gottolengo in rosa sarà devoluto ad ESA, organizzazione impegnata nella prevenzione del tumore al seno. Abbiamo il piacere di avere la presidente di ESA che ci racconterà chi sono e di cosa si occupano. Il terzo elemento è la prevenzione ed è quindi doveroso lasciare ora spazio alla dottoressa Bianchi e alla dottoressa Simoncini, le quali ci parleranno di tumore al seno, con il fine di sensibilizzare la cittadinanza all'importanza della prevenzione. Desidero ringraziare pubblicamente la dottoressa Bianchi per l'aiuto e il supporto che ho ricevuto nella realizzazione della giornata e per il lavoro che quotidianamente lei e gli altri medici della Breast Unit fanno per le donne. Grazie a tutti e buona giornata. Orgoglio gottolenghese, la dottoressa Anna Bianchi. E la responsabile dell'associazione ESA, la dottoressa Anna Capuzzi Beltrami. Anna, io inizierei con te una piccola domanda. Prego, accomodati qua. Ragazzi, stai anche tu. Facciamolo salire. Facciamolo salire, dai. Ecco. Allora abbiamo sempre dell'associazione ESA molto importante, Cristiana Bossini. Brava! Brava Cri! Laura Monsi. Brava. E Elena Ravelli, un forte applauso anche a loro perché poi la dottoressa Bertani vi spiegherà bene cosa fanno e sono molto importanti. Anna, quanto... Adesso la chiamo Anna, direi. Siamo giusto. Quanto è diffuso il tumore al seno e esistono fattori di rischio e com'è possibile prevenire il tumore al seno? Allora, il tumore al seno rappresenta il 30% dei tumori femminili. Nel 2022 sono stati diagnosticati 55.000 nuovi casi, circa 150 nuovi casi al giorno. Una donna su 8 nel corso della vita la donna può manifestarsi appunto il tumore della mammella. Fattori di rischio sono fattori non modificabili, tipo l'età e la familiarità. La maggior parte dei tumori si manifesta oltre il 70%, oltre 50 anni di età, e la familiarità, cioè aver avuto in famiglia più parenti o parenti in giovane età con tumore della mammella e ovaio aumenta il rischio dell'insorgenza della malattia. Poi esistono fattori modificabili, cioè l'abuso di alcol, di fumo, l'obesità e tutto ciò che è legato all'obesità, cioè mancanza di attività fisica, una dieta squilibrata, una dieta ricca di grassi, sicuramente aumenta il rischio dell'insorgenza del tumore. Per cui una dieta, si consiglia la dieta mediterranea, però oggi lo spiedo lo mangiamo lo stesso. Ah, questo brava. Per oggi. Dai,
una piccola deviazione oggi, dai. Comunque bevete poco e fumate poco, signora. Bevete poco e fumate poco. Sono i controlli? Certo. Prego. Diagnosi precoce, innanzitutto dobbiamo noi donne controllarci, perché una grossa percentuale di tumori vengono identificati proprio dalle signore che si controllano da sole, si autocontrollano. E questa è una cosa assolutamente da fare, si può cominciare a fare fin da una giovanissima età, dai 20 anni, tutti i mesi l'auto cosiddetta autopalpazione, ci si guarda allo specchio e ci si controlla per verificare che non ci siano infossamenti, alterazioni della forma della ghiandola mammaria, e poi si controlla con la mano che non si sentano dei noduli. E questo è sicuramente la prima cosa che dobbiamo fare, perché ci aiuta anche a porre attenzione alla salute del nostro seno. Seconda cosa, ovviamente la cosa più istituzionale, più ufficiale, sono i controlli radiologici, ecografie e mammografie. Dall'età dello screening, quindi dai 45 anni, ATS chiama tutte le donne e bisogna ricordarsi di rispondere. Se non ci si può quel giorno, si può cambiare la data, si può modificare senza nessun problema, si può andare in una sede diversa rispetto a quello che l'ATS propone, ma bisogna farlo. Prima, intorno ai 30-35 anni di cominciare a fare le ecografie, e poi i controlli vengono proposti dal senologo, dal radiologo senologo che valuta la donna e consiglia come procedere poi con i controlli successivi. Necessariamente un tumore, un problema serio, dovrebbero rivolgersi, perché rivolgersi a un gruppo multidisciplinare vuol dire che non ho a disposizione un singolo specialista, ma parlerò con uno specialista che avrà valutato il mio caso. Un ringraziamento speciale a ESA per questo bellissimo convegno in pillole. Informazioni semplici, mirate e alla portata di tutti, quindi grazie di cuore, un grazie particolare alla dottoressa Anna Bianchi, che ha sempre un'attenzione particolare per Gottolengo, che devo dire è la sua casa, quindi grazie, vi faccio un grande applauso. Io oggi sono davvero orgoglioso, molto orgoglioso del grande lavoro di squadra coordinato dal mio bellissimo assessore Linda Biglietti, con tutte le attività del territorio, dalle associazioni al mondo dell'impresa, che è una bellissima e importante presenza e novità. Importante perché tutti insieme ci siamo messi d'impegno nella prevenzione del tumore mammario, quindi del carcinoma mammario. Quindi grazie davvero di cuore a tutti per la partecipazione. Mi permetto, da sindaco e da farmacista, di aggiungere un solo concetto: che quando noi ci troviamo a parlare o a questi eventi, di fatto parliamo sempre di sensibilizzazione della cittadinanza, sensibilizzare la popolazione. Ecco, sensibilizzare la popolazione sembra quasi un concetto astratto, alienante, al di fuori di noi, perché d'altronde noi oggi siamo qui e quindi siamo sensibili al tema. In realtà no, perché poi quando arriviamo a casa, nella nostra intimità, quando abbiamo qualcosa, spesso ci viene in mente la frase: no, che non mi voglio andare al dottor a fare la cura, passerà. Ecco, il messaggio che è importante, che voglio che ci portiamo a casa oggi, è questo: che se abbiamo capito che la prevenzione è vita, è altrettanto vero che andare dal medico una volta in più significa evitare di mettere una pezza dopo, che magari invece è irriparabile. Quindi grazie davvero di cuore a tutti, complimenti a tutti, grazie a voi che avete deciso di partecipare e di essere qui presenti. Quindi lascerei la parola a Don Luca per la benedizione, a Don Nicola per la benedizione. Solo una piccola cosa da dirvi: vi inviterei a spostarvi alla sinistra, perché poi si parte e si passa sotto questo bellissimo arco, quindi spostatevi. Se non avete ancora fatto riscaldamento, fatelo, anzi là c'è il sole, riscaldate, e passiamo la parola al nostro Don Nicola. Approfitto anch'io per ringraziare l'amministrazione, il sindaco Linda e l'associazione ESA per questo invito, la collaborazione con la dottoressa Bianchi, anche perché la giornata potrà poi anche proseguire con altri eventi in oratorio, e penso che sia stata una bella occasione di collaborazione. Invochiamo la benedizione, cioè il Signore dice bene,
il Signore benedice la cura, la prossimità, la vicinanza, la prevenzione, chi si occupa di tutto ciò, e benedice anche questa bella iniziativa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù, che è passato nel mondo facendo del bene, sia con tutti voi. Dio, che è carità, volendo renderci partecipi del suo immenso amore, ha mandato il suo Figlio a soccorrere gli uomini affaticati e oppressi dalla malattia e da ogni genere di afflizione. Egli ci ha circondato di così grande amore da considerare fatto a se stesso ciò che viene fatto al più piccolo dei suoi fratelli, e ha proclamato benedetti dal Padre suo ed eredi della vita eterna gli operatori di misericordia. Invochiamo la divina benedizione su coloro che si offrono come volontari per l'aiuto fraterno. Dice il Signore: allora il Re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere, quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito, e quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il Re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Supplichiamo con fede, Dio amore, perché accenda in noi la fiamma del suo Spirito e ci unisca in un vincolo di carità, come Cristo ci ha amati. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Benedetto sei tu, Signore di infinita misericordia, che nel tuo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore e fondi l'abbondanza delle tue benedizioni. Su questi tuoi figli che si offrono per il soccorso, l'aiuto, la vicinanza dei fratelli, riempili del tuo Spirito, perché nelle varie necessità della vita adempiano con tutto il cuore il loro volenteroso proposito e manifestino la sollecitudine della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Buona camminata. Dedicherei un grosso applauso. E tutte le nostre ospiti. Dottoresse, dottoresse. Poi seguite i bambini, dai, dai, avvicinatevi qua per il selfie. Signore, avvicinatevi pure. Avanti, avanti. Camminate sul pink carpet. Forza, 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 forza. Forza, forza, forza. Ecco, così, così, avvicinatevi. Non ti ho mai visto, non ti ho mai visto.
sorpresa del parroco. Nel frattempo vi ringrazio per la vostra presenza, è un momento importante per il nostro oratorio. Partiamo svelando anzitutto il nome di quest'aula. Come sapete, il nome abbiamo deciso di chiaro il nome che abbiamo voluto dare a quest'aula, e il nome anche nella tradizione cristiana ha un significato particolare, ci riporta alla memoria, è un modo per fare memoria, e abbiamo deciso di dare questo nome a quest'aula non perché la memoria di Maria Teresa non è viva nei nostri cuori, ma anzi nella nostra comunità spesso ritorna nei dialoghi, nei ricordi, nel suo volto sorridente, nei servizi che ha fatto, nei servizi per la comunità civile ma anche per la comunità cristiana. Maria Teresa si è impegnata per alcuni anni nell'aiuto compiti dei ragazzi, e quest'aula sarà dedicata proprio a questo, a aiutare i ragazzi di cui hanno bisogno per un sostegno nel cammino di studio. Ecco. E come dicevo, per i cristiani il fare memoria è quasi il centro della propria fede, no? La liturgia eucaristica è un memoriale, cioè un fare in modo che si ripresenti ciò che è avvenuto nella istituzione dell'Eucaristia. Ecco, fare memoria anche di un volto, del volto di Maria Teresa, il modo perché ci si ripresenti uno stile che tutti abbiamo ben chiaro, perché soprattutto tutti coloro che l'hanno conosciuto, che hanno avuto questo piacere di conoscerla, di vedere il suo stile nel rapportarsi nel lavoro, nell'amicizia, nella fede, e anche il suo stile nel modo in cui ha affrontato anche la malattia. Ecco, ringraziamo Evian per questo splendido quadro che ci riporta agli occhi la bellezza di un sorriso e del volto che tanto ci ha detto. Ecco, questo volto rimane nei nostri cuori, appunto come memoria, ma rimane anche in questa abitazione, no? In questa casa per i ragazzi, no? Come segno che Maria Teresa si è spesa per la nostra comunità, e tanti siamo chiamati a imitare questo stile, no? Dentro troverete una piccola mostra dove ci sono dei giovani che hanno vissuto con uno stile particolare anche loro la malattia, e sono stati testimoni dei giovani. Alcuni sono servi di Dio, cioè aperta la causa di canonizzazione, cioè diventeranno santi, alcuni lo sono già, alcuni hanno il titolo di beati, insomma sono i santi del cielo, no? Ma non è qualcosa di distaccato dai nostri santi, i nostri cari, questo lo celebriamo in particolare tra poco, no? Con la festività dei santi, ecco. E San Paolo ci dice: voi siete concittadini dei santi e familiari di Dio, no? Ecco, penso che oggi è un modo per celebrare questa presenza ulteriore nella familiarità di Dio, no? C'è Maria Teresa e noi ci sentiamo uniti al cielo con lei. Non aggiungo altre parole, ma lascio la parola a Andrea. Allora, quando Don Nicola mi ha chiesto di scegliere un momento musicale, la musica è sempre un qualcosa che coinvolge emotivamente
tutti, non è stato facile pensare a qualcosa di musicale, vuoi perché io ho avuto la gioia di lavorare con Maria Teresa in tanti progetti, è stata, quindi il ricordo è sempre e sarà sempre vivo. E la scelta è caduta su un brano che conoscono tutti, che è Amazing Grace, ma nessuno sa la storia di questo brano. L'autore John Newton del XVIII secolo era stato un pessimo ragazzo, ne ha combinate di ogni, è diventato orfano molto presto, era talmente indisciplinato che anche quando si è messo a fare il marinaio come suo padre, a un certo punto se ne sono liberati ed era diventato una sorta di schiavo di un colono in Sierra Leone, lì ha completamente perso la fede. Poi ha detto qui la vita va male, sarebbe stato uno che, perdonate la battuta, avrebbe avuto bisogno dei servizi sociali di un tempo. E a un certo punto inizia a riscoprire la fede, si rimette nella marina e fa una carriera incredibile, diventa capitano, ma sapete di cosa? Di navi di schiavi. Lui trasportava gli schiavi, era un negriero. Ma la fede torna. Maria Teresa è stata una donna di fede operosa. La fede non è mai uno slogan, non è mai una bandierina da agitare, è sempre qualcosa legato a fatti concreti. Inizia a riscoprire la fede fino a quando dice io che sono un... Chi sto riscoprendo la mia fede cristiana, non posso trasportare gli schiavi, non ce l'ha più fatta, ha smesso di fare il negriero, il trasportatore di schiavi, ed è diventato un pastore, un prete, quello i protestanti li chiamano pastori, in una piccolissima parrocchia, e ha dedicato tutta l'altra parte della sua vita a lottare contro la schiavitù. Come Maria Teresa si è sempre impegnata perché? Perché si fanno le cose per i ragazzi, per potergli dare un futuro migliore. E questo John Newton ha scritto anche dei brani religiosi che poi sono diventati famosissimi. Uno di questi è Amazing Grace, che è incredibile da chi è stato adottato da tutta la comunità afroamericana di colore, che l'ha fatto diventare una delle bandiere delle loro musiche. Cioè un brano scritto da un negriero è diventato un brano blues per eccellenza. Questo è incredibile veramente come il Signore tira fuori quello che noi uomini non siamo capaci. Vi leggo solo quattro frasi del testo originale, che dice a un certo punto, che è un brano sulla conversione. Amazing Grace vuol dire che grazie immensa che ho avuto nell'essere stato convertito, e a un certo punto dice sì, quando questa carne e questo cuore verranno meno e la vita mortale cesserà, io entrerò in possesso oltre il velo di una vita di gioia e di pace. Questo è un augurio, che è la certezza che noi diamo per Maria Teresa. E verrà eseguito, voi avete visto, vieni Carlo, Carlo Musidelli è un mio caro amico, bergamasco, questa non è una cornamusa, ci assomiglia, ma è il baguette. Il baguette è uno strumento tipico bresciano e bergamasco, era completamente sparito, quasi non se ne trovavano più, ma anche fisicamente, ed era uno strumento usatissimo soprattutto nella zona di montagna, ci si trovava la sera come noi a Filos, ci si trovava la sera soprattutto d'inverno nelle stalle, e c'era chi allietava i brani che ha fatto lui, uno bresciano e uno bergamasco, erano brani per tenere felici, per far felici i bambini, perché la musica è gioia. E quindi lui eseguirà questo strumento, perché mi è piaciuta l'idea del baguette. Maria Teresa ha scritto una tesi sulla storia di Votolengo, lei è sempre stata legata a questo concetto delle tradizioni, non dimentichiamoci le nostre tradizioni, ha lavorato con Angelo Bonaglia per i testi su Votolengo. Io sono sicuro che se fosse andato da Maria Teresa gli avessi detto, Maria Teresa, che ne dici se troviamo qualche palanchina per portare il baguette alle scuole e glielo facciamo vedere a Stegnari quello che noi avevamo e rischiavamo di perdere, perché persone come lui, se non ci fossero state, noi probabilmente tra 20 anni del baguette, tolto la voce di quando diventiamo ultra cinquantelli, non sapremmo cosa sarebbe stato. Quindi, in silenzio, 3 minuti, ascoltiamo Amazing Grace. Grazie Carlo.
buongiorno a tutti. Parlo a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale. Oggi siamo qui a ricordare una donna, una mamma, una lavoratrice che amava la sua famiglia, il suo lavoro ed il suo comune. È difficile raccontare chi era Maria Teresa per me, ma non solo. Per tutto il comune era un punto di riferimento importante. Ricordo che dopo l'elezione e la nomina sono arrivata in comune piena di paura per un ruolo così importante che mi era stato assegnato. In lei ho trovato subito una persona che mi è stata accanto, mi ha aiutato, mi ha dato forza nei momenti di sconforto. Con lei si è creato da subito un legame particolare di stima, fiducia e rispetto reciproco. I suoi consigli e le sue indicazioni su come affrontare i problemi che quotidianamente si presentavano li conserverò sempre nel cuore. Era una persona determinata ed una stacanovista. Quante mail arrivate fuori dall'orario di lavoro. E anche nell'ultimo periodo non ci ha mai lasciato soli, anche solo con un messaggio o un vocale. C'era sempre quando avevamo bisogno di lei. Maria Teresa aveva una grande dedizione per il suo lavoro. Il comune era un po' come la sua seconda famiglia. Ad ogni progetto, ad ogni problema che si presentava, mostrava una forte determinazione. Anche nell'ultimo periodo non ha mai perso il sorriso e la voglia di vivere e di fare bene quello che amava. Siamo grati di aver avuto nel nostro comune una persona come lei. Porteremo sempre nel cuore il suo esempio di donna forte, una combattente, ma allo stesso tempo una persona sensibile e dolce, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Parlare di Maria Teresa non è per me semplice, perché lei sarà stata mia cugina, ed essere stato suo medico ha creato dinamiche particolari e mosso sentimenti contrastanti. Ci dividevano 10 anni di età, in ambienti diversi, vite completamente diverse. La frequentavo poco. L'ho conosciuta molto più profondamente nella fase della malattia. Ricordo la sua forza, la sua voglia di vivere, di reagire e di affrontare ogni difficoltà si presentasse. Il sorriso sempre presente. Il grazie sempre e a tutti. In molte pazienti ho riscontrato forza e coraggio nell'affrontare la malattia, ma ciò che mi ha colpito in Maria Teresa è stata la sua lucidità, l'accettazione, non rassegnazione, dinanzi alla diagnosi finale. Quando la situazione si è aggravata, il suo pensiero è stato trovare la modalità per informare i suoi cari, in particolare Francesca e la mamma. Tentare un'ultima cura di accettare quanto le stava accadendo. Lo diceva sempre, tu di tutto a me, ai miei lo dico io, tu non dire niente, penso io alla mia famiglia. Ho saputo della decisione di ricordarla intitolandole questa sala destinata ai ragazzi del dopo scuola. Questa stanza dovrà allora essere non solo il ricordo di una persona che molto ha fatto anche per i giovani e nei quali credeva fermamente, ma dovrà essere simbolo del messaggio del quale Maria Teresa è stata portatrice. Lottare sempre, farlo con grazia e motivare i giovani ad impegnarsi per un futuro migliore senza mai lasciarli soli. L'oratorio, le istituzioni, il volontariato hanno il dovere con le famiglie di dare il massimo per questi ragazzi nel ricordo e nell'esempio di Maria Teresa. Invito Don Arturo per la benedizione dell'Aula. Se permettete una parola che aggiungo doverosamente prima di chiedere che Dio benedica questo luogo che tramanderà nel tempo,
la figura felice di Maria Teresa. Quando Don Nicola mi ha prospettato questa iniziativa, io l'ho accolta immediatamente con grande soddisfazione. Ho detto: Don Nicola, lavoraci su, perché tutto possa essere pronto per quel momento in cui la nostra comunità deciderà di fare memoria viva di Maria Teresa. E pensavo tra me e me: guarda, nel bar dell'oratorio c'è l'immagine di Gino Chiari, qui Maria Teresa. Tra poco potremo partecipare a questa visione, di questa mostra, in cui alcune figure splendide attraverso la malattia si sono santificate, ma persone semplici, persone umili, direi ordinarie. Papa Francesco direbbe a questo punto: aprite gli occhi e rendetevi conto dei santi della porta accanto. E io penso a voi, penso a ciascuno di voi, perché tutti siamo chiamati ad essere i santi della porta accanto, accanto a chi ci abita vicino, accanto a chi fa parte della nostra famiglia, della nostra realtà sociale, civile, religiosa, dove noi ci troviamo a vivere, a lavorare, a sperare, a soffrire, a gioire. Per questo sguardo a ciascuno e a tutti, uno sguardo di grande solidarietà, come leggevamo sempre nello sguardo di Maria Teresa e prima ancora di Gino Chiari, e con loro di tanti che attraverso il nostro oratorio hanno amato e servito tutta la comunità di Bortolengo, prendendosi a cuore l'educazione non soltanto di ragazzi e di giovani, ma di tante tante famiglie. Un esempio che dobbiamo portare nel cuore proprio come occasione costante per dire: se per loro era così, perché io non posso essere come loro? A voi, per me, per voi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, o Padre, che mediante il sacramento del battesimo ci hai innestati in Cristo vera vita e ci hai fatto membra del suo corpo che è la Chiesa. Tu, Pastore eterno, doni al popolo cristiano, per mani dei tuoi ministri, i tesori inestimabili del Vangelo e dell'Eucarestia, fulcro di ogni edificazione comunitaria. Fa che alla scuola del tuo Figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire un lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questa sala al servizio della comunità di Bortolengo, e che da oggi porterà il nome felice di Maria Teresa. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata nel tuo amore. I patroni Pietro e Paolo, di Santa Teresa, di Gesù Bambino, che oggi, primo ottobre, ricordiamo, di tutti i santi, gli angeli, gli reali del cielo, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Un bel applauso ai familiari. Grazie a tutti di questo pensiero per mia figlia. Sono sicura che lo meriterà.
aspettava, non perché non la vediamo come sarà per tanti, però non me l'aspettavo, grazie infinite. Grazie di cuore a voi che siete stati presenti in questo importante momento, grazie a chi è intervenuto. E ora l'invito è di visitare questa stanza e simbolicamente l'invito lo diamo con l'installazione del quadro all'interno dell'aula. Buon proseguimento.